siamo all'interno dell'Istituto Agrario Cuppari, ma soprattutto siamo all'interno di un percorso turistico che ci sta portando alla scoperta di un vero patrimonio che c'è qui. È una struttura che come origine era un castello trecentesco di proprietà dei Vinciguerra d'Aragona, che fu poi donato ai monaci benedettini nel 1376. Subì la trasformazione in monastero fra questa data e il 1430, poi nel 1588, dopo il ritrovamento delle spoglie di San Placido e degli altri martiri a Messina, nella prima sede dei benedettini di Messina, venne riedificato e assume la configurazione attuale, con due chiostri cinquecenteschi in puro stile rinascimentale fiorentino. Qui siamo nel secondo chiostro. Cosa cambia rispetto a quello che abbiamo già visto? Il secondo chiostro viene realizzato in un'epoca successiva, dicevo alla fine del Cinquecento, e poiché non c'era la necessità di adattarsi alle strutture preesistenti del castello, rispetta perfettamente i canoni stilistici rinascimentali. In ogni arcata c'è un rapporto esatto di 2 a 1 fra l'altezza e la larghezza dell'arcata. Inoltre in questo chiostro è ospitato il busto di Carlo V, messo a ricordo del passaggio dell'imperatore proveniente dalla vittoria di Tunisi e prima dell'ingresso trionfale in Messina. La nostra visita continua, qui ci sono le tre anime di questa struttura. Sì, potremmo dire così, tre anime perché siamo in quella che era la base di una delle torri del castello, un castello a pianta quadrangolare, e in alto si vedono le feritoie delle strutture difensive. Di fronte abbiamo invece un portale gotico catalano realizzato nel periodo della prima trasformazione del castello in monastero, così come il portale d'ingresso. Sulla parte opposta invece abbiamo il portale cinquecentesco della chiesa, di cui purtroppo non rimane più niente perché si rimase molto danneggiata dal terremoto del 1908. Siamo in un altro piccolo gioiello di questo imponente castello. Sì, un'altra rarità. È una cuba di origine bizantina che fu poi riutilizzata dai monaci, restaurata nel 1582 e decorata con stucchi che appartengono al periodo barocco e al Cinquecento. La parte alta soprattutto, di barocca appunto, presenta volti di angeli alati, putti alati e altre figure angeliche che inquadrano dei medaglioni. I medaglioni contenevano delle pitture di cui purtroppo non è rimasto nulla perché nei secoli successivi fu destinata a vari scopi ed è stata restaurata soltanto di recente, 2 anni fa, eliminando tutto il nerofumo e gli attacchi dei funghi che avevano trasformato questo in un antro nero. Ora cosa invece serviva la cuba? Allora, la cuba era un luogo di culto in origine, invece purtroppo negli ultimi decenni era stata addirittura utilizzata per farci la ricotta o per lavare le lenzuole e sbiancarle. Quindi il nero fumo aveva totalmente coperto la bellezza degli stucchi e delle pitture esistenti.